La cupola della Cattedrale di Santa Maria del Fiore è la più grande cupola in muratura che sia mai stata edificata. La sua costruzione, con i complessi problemi che comportava, tenne occupato Brunelleschi per tutta la vita. Egli propose di costruire una cupola autoportante, cioè capace di sostenersi da sé durante la costruzione, senza richiedere l'aiuto di armature di legno. La cupola si erge su un tamburo ottagonale forato da 8 grandi finestre circolari che danno luce all'interno. Vista dall'esterno, essa appare come una rossa collina segnata da 8 bianche nervature marmoree che convergono verso un ripiano ottagonale. Su questo poggia una lanterna cuspidata, simile a un tempietto a pianta centrale. La grande struttura è costituita da 2 calotte distinte, una interna di grande spessore e l'altra esterna più sottile. Tra l'una e l'altra calotta esiste un intercapedine con scale e corridoi, percorrendo i quali si giunge sino al piano su cui si imposta la lanterna. Le 2 calotte ogivali sono collegate da 8 grandi costoloni d'angolo e da 16 costole intermedie disposte lungo le facce delle vele. Costoloni e costole intermedie sono uniti per mezzo di 9 anelli in muratura. La cupola è talmente alta e maestosa che, come scrisse il Vasari, i monti intorno a Fiorenza paiono simili a lei.